Il primo, quello l'eguaglianza degli esseri umani rispetto ai diritti che vieta di distinguere tra cittadino e straniero, fra uomo e donna, fra credente e laico, fra bianco e nero, fra normale e diverso. Il secondo principio, quello della centralità della dignità umana, canta scritto nel 1785 nella fondazione della metafisica dei costumi, l'umanità, l'essere uomo, è essa stessa una dignità.